Allora, siamo pronti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo ennesimo appuntamento della rassegna Libri da Mare, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Castellaneo del Capo con l'amministrazione comunale di Castellaneo del Capo e con una serie di partner pubblici e privati, grazie ai quali da luglio e fino a settembre abbiamo ospitato e ospiteremo una serie di autori, racconteremo e abbiamo raccontato una serie di storie che riguardano la cultura italiana, la cultura europea, perché abbiamo avuto ospiti anche internazionali, ma abbiamo scelto di dedicare il mese di agosto al Salento, alla Puglia, ai suoi protagonisti, a chi magari ha delle storie da raccontare vivendo e magari operando al di fuori del territorio. E ci è sembrato doveroso dedicare il mese turisticamente più rilevante proprio agli autori di questa terra. Prima di questo incontro abbiamo reso omaggio al grande poeta Vittorio Bodini il 19 agosto, ma non solo. Durante quella serata dedicata alla poesia, alle poesie di Bodini, poeta di cui ricorre il centenario della nascita proprio quest'anno, e abbiamo anche associato alla presentazione, alle letture al buio delle opere di Bodini ad opera di Gigi Mangia, anche la degustazione di prodotti salentini, ma non prodotti, diciamo, di quelli tra virgolette commerciali o di quelli che si trovano un po' dovunque, ma dei prodotti particolari che hanno alle spalle una storia legata alla tradizione, alla cultura contadina, il pane fatto in una certa maniera. Ecco, oggi abbiamo un ospite importante, Mario Fracasso, e parliamo di suoi ben... Oggi non è la presentazione di un libro, ma prendiamo spunto da ben 11 libri. E Mario affronterà i temi trattati nei suoi volumi, dove c'è anche la poesia, prima richiamata a proposito della serata dedicata a Bodini, ma che appunto parlano di condizioni sociali, immigrazione, lotta. Siamo negli anni 70 e io affiderò poi a Mario così il compito di presentarci e introdurci alla serata e presentarci i suoi interlocutori, sono ospiti illustri che ringrazio di essere qui. Cedo la parola al sindaco per un saluto così dell'amministrazione. Ah, no, mi dice che lo farà dopo, allora io mi fermo qui e cedo la parola a Mario e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Mario. Buonasera a tutti. Io sono Mario Fracasso, per chi non mi conoscesse, sono di Alessano. Intanto ringrazio moltissimo il sindaco Anna Maria per lo spunto che mi ha dato di potervi incontrare, di poter passare una serata insieme questa sera.
lo spunto, nel senso che non appena diciamo, è venuto a conoscenza dei miei scritti e dei miei libri, diciamo, non ha avuto, diciamo, subito, diciamo, mi ha chiesto se potevo presentarli qua all'EUCA, nella rassegna, diciamo, estiva. La ringrazio perché secondo me persone come lei, persone come il sindaco, io diciamo, sono da ammirare, sono da ricordare, perché hanno il coraggio di mettersi, diciamo, in discussione e invitare o veramente chiamare persone come me, che diciamo, io non sono solamente un semplice, come si dice, cittadino, un semplice una persona, diciamo, come tante, come tutte voi, che ha avuto una piccola storia, per non dire, diciamo, grande, una piccola come tanti di voi e tanti altri fratelli e sorelle che ogni giorno, diciamo, vediamo nel mare Mediterraneo e in tante parti del mondo, partono dai propri paesi, partono, lasciano le loro famiglie, i loro amici, la loro gioventù, diciamo, nei paesi nativi, per affrontare un mondo non conosciuto, un mondo diverso, un mondo, diciamo, che almeno come mi è successo a me, si augurano che trovano una vita migliore di quella che lasciano dietro di loro, che lasciano nei loro paesi, che molto spesso sono i sudi del mondo. I sudi del mondo che purtroppo, da che storia è storia, sono stati sempre paesi, diciamo, o terre o popoli schiavizzati, colonizzati, serviti, diciamo, per i potenti del mondo, per i potenti della terra, a farli arricchire e a volte anche farli, anche a difenderli, per dire la verità, perché, come ho scritto sul libro di Alessano, io ho detto che la maggior parte di carabinieri, poliziotti, finanzieri, esercito sono quasi tutti meridionali, e c'è da una parte questa e dall'altra c'è persone come me che vanno, diciamo, alla ricerca di un lavoro che almeno migliori la propria vita. È questo che mi è successo a me. Mi è successo che io sono partito da Alessano nel 1969, non appena 18 anni, per vivere, per cercare o illudermi di trovare, diciamo, una vita migliore. Invece non è stato così. Io sono, appena sono arrivato a Torino, ho compreso subito che c'era un po' di differenza, ma piccola proprio, però lo sfruttamento era sempre quello. Lavoravo, diciamo, facevo le mie 8 ore, però quello che guadagnavo serviva solamente per mangiare, bere e basta, per pagarmi, diciamo, c'era, che poi è quello che un vecchio, diciamo, di anni e anni fa l'aveva detto pure molto chiaro, nel senso che queste società, diciamo, danno la possibilità alle persone solamente di poter arrivare alla mattina dopo per poter andare a lavorare. Del resto non ce lo danno, non ce lo danno, perché poi capiamo che la vita è anche gioia, è anche serenità, è anche socialità, è anche lo stare insieme, lo stare. E invece queste società, secondo me, come la nostra, la società capitalista, io dico, al lavoratore soprattutto, che poi è il fulcro, secondo me, della società, di un sistema, perché il lavoratore, il lavoro è quello che lavora, è quello che porta poi, diciamo, l'economia, tutto il resto, viene penalizzato, viene diciamo, sempre schiavizzato, tenuto, diciamo, all'ultimo gradino. Ecco, questo io non ho sopportato, perché poi, per dire la verità, ho incontrato altri ragazzi e ragazze come me che avevano, diciamo, intrapreso la strada politica, che quegli anni, per dire la verità, era in fermento, c'era una generazione di giovani e giovani, non come adesso, ma anche ci sono pure adesso, però in quegli anni erano di più, che volevano affrontare la vita in modo diverso di come il sistema, diciamo, ci impone ogni giorno. Ecco, io questi giovani l'ho seguiti, che poi erano i compagni di Lotto Continua,
che cercavano, diciamo, di migliorare queste condizioni, ho affrontato questa ribellione, cioè mi sono ribellato, ecco, ho contestato, ho preso subito coscienza, ho detto no, non è possibile fare questa linea, io sono un essere umano che ho anche dei diritti che, non mi, che mi vengono negati continuamente. Ho preso questa strada della ribellione, della contestazione e mi sono convinto che purtroppo dentro ancora una volta questa società, la nostra vita di persone, di esseri umani, diciamo, che ci vengono negati i diritti, dobbiamo ribellarci, dobbiamo contestare, dobbiamo impegnarci, altrimenti diciamo, chi ci opprime, chi ci sfrutta, cerca sempre di tenerci, di sfruttarci sempre di più, come purtroppo poi oggi la stiamo vedendo, stiamo ritornando, diciamo, non solo a quei tempi, ma ancora forse cent'anni ancora più indietro, dove il padrone, dove diciamo, che poi è il vero crimine secondo me, perché chi non rispetta, tra virgolette, le leggi, che poi le leggi non sono manco che vanno incontro, diciamo, alla gente che lavora, alla gente umile, alla gente, vanno sempre diciamo, in favore dei ricchi, non rispettano manco quelle. Se tu vuoi andare a lavorare, non riconoscono né contratti, né, vediamo la Fiat, Marchione che sta facendo, diciamo, in giro, vediamo i popoli che si ribellano, come in questo momento, in questo periodo è successo in Palestina, che sta succedendo da anni, diciamo. Persone che si ribellano vengono solamente, diciamo, o criminalizzati o... Ecco, io ho intrapreso questa strada, poi ho intrapreso anche la strada guerrigliera, per dire la verità, attraverso le Brigate Rosse. Pensavamo che con la guerriglia, che con la rivoluzione, potevamo, diciamo, anche cambiare questa società, visto che con le manifestazioni, con i scioperi, con la richiesta proprio quasi di aiuto, quasi di disperazione, di dire ma trattateci come esseri umani, trattateci come persone, non vi... allora abbiamo intrapreso questa strada, diciamo, che è un nostro contributo, non abbiamo cambiato tanto, però è un nostro contributo per dire che non è possibile vivere in queste condizioni qua. Ecco, io dopo questa esperienza, che poi giustamente, tra virgolette, diciamo, il potere, chi comanda poi non ti dà la possibilità di poterti lì ribellare, perché per carità, uno schiavo che si ribella dove sta scritto? Non sta scritto nessuna parte, deve stare zitto, accettare tutto quello che gli fanno e basta. Io ho dovuto pagare, come hanno pagato poi migliaia e migliaia di altri giovani come me, con la prigione, con l'uccisione, con gli scontri, con la repressione. Ecco, ho pagato e mi sono fatto 24 anni e mezzo di prigione, per dire la verità, per questa mia ribellione. Dopo questo ho pensato, ritornando di nuovo giù al paese, diciamo ad Alessano, di trasmettere la mia storia, la mia voglia, diciamo, di vivere da persona, da essere umano, attraverso la mia ribellione, attraverso la mia contestazione, attraverso la scrittura. La scrittura, che è anche un altro ancora problema, secondo me, che è molto importante, lasciare bianco su nero la memoria, la storia, diciamo, di persone, di popoli che soffrono, persone che soffrono, che hanno sofferto, che hanno pagato anche per questa loro ribellione, attraverso la scrittura. Io mi sono buttato, diciamo, anima e corpo, come si dice, a scrivere e dire che quello che è successo e che non dovrebbe succedere più, di trasmetterla a tutti quanti, soprattutto ai giovani, che i giovani purtroppo vedo che sono poco, diciamo, propensi né alla lettura né alla scrittura, e fanno male, secondo me, oltre che alla ribellione, perché dico, bisogna, quando non c'è diritti, quando non c'è libertà, bisogna ribellarsi. Ecco, questa sera ho avuto la possibilità, di presentarvi questi miei scritti o questa mia piccola storiella, diciamo, attraverso questi miei libri. Intanto voglio ringraziarvi a voi che siete venuti, diciamo, che avete, diciamo, la pazienza di passare un po' di tempo con noi, e ringrazio anche Giovanni De Francesco, che ha presentato altre volte i miei libri, Giuliana Coppola lo stesso, e Giovanni Urro, che hanno presentato, Giuliana molto, una persona molto cara, che ha presentato anche altre volte i miei libri, e Giovanni Urro lo stesso, da tanto tempo, diciamo, che e in questo momento abbiamo fatto anche lavoro insieme, diciamo, per la raccolta farmaci in solidarietà al popolo palestinese e quello che sta subendo ancora, diciamo, il popolo palestinese. Io vi ringrazio per questa vostra pazienza di stare con noi questa sera. Grazie. Passo la parola a Giovanni De Francesco.
Buonasera. Come si diceva nell'introduzione, non è una presentazione di un libro, ma di un autore che è Mario Fracasso, che ha scritto 11 libri, se non sbaglio. Quindi parliamo un po' non di un'opera specifica, ma di un'idea particolare, perché bene o male rappresenta un percorso, e quindi più o meno trattano sempre dell'argomento di impegno politico. Chiaramente è una situazione molto ampia, che mi crea, diciamo così, qualche difficoltà di essere molto breve. In più l'argomento è particolare, perché un conto è trovarsi così in piazza su un lungomare il 27 agosto a parlare di un libro di poesia o di un romanzo o di un saggio di un professore, eccetera. È un conto è sentire un brigatista rosso, oddio, su una situazione che ancora non abbiamo né affrontato né superato, né superato né affrontato. Molti autori danno delle interpretazioni diverse, ma si arriva alla conclusione che, a differenza di altri paesi del mondo, l'Italia è l'unico che ancora oggi si rifiuta di fare i conti col suo passato. Perché da un lato si dice Brigate Rosse, stiamo ancora nell'ottica del terrorismo, del reato, eccetera, e quindi se un argomento è affrontato in questi termini crea delle difficoltà. Dall'altro ci sono concatenate anche responsabilità istituzionali, a partire dalle cosiddette stragi di Stato, eccetera, che non vengono chiarite nemmeno queste. E quindi molti autori hanno difficoltà a, diciamo così, esprimersi nettamente, a definire questo tipo di espressione che viene ancora a mancare. Ripeto, l'Italia è l'unico paese che ancora non l'ha fatto. Ringrazio Mario per avermi chiamato, io non è che abbia grandi titolo meno, l'ho fatto volentieri in altre occasioni, ma lo ringrazio anche per le opere, perché a proposito del discorso che facevo prima non c'è stata chiarezza, e quindi anche noi, soprattutto nel Salento, una terra emarginata, non abbiamo avuto accesso a un certo tipo di informazioni, quindi molte cose continuiamo a non conoscerla, a non sentire direttamente una versione, eccetera eccetera. Brevemente lo ringrazio anche per un aspetto che non deve essere trascurato dai suoi libri, indipendentemente dal contenuto, cioè la pubblicazione di alcuni brani e soprattutto di fotografie. Sono foto abbastanza datate, anche più di 50 anni fa, e questo significa che ha messo a disposizione un archivio personale, o comunque è ottenuto tramite una difficile ricerca, di foto di personaggi che magari anche diretti interessati, parenti o amici, non ce l'hanno, e quindi hanno avuto la possibilità di incontrare i loro cari, e ambienti e luoghi che oggi non ci sono più per varie trasformazioni. Quindi invece di tenere chiuso in un archivio personale delle fotografie, le ha messe a disposizione, e credo che sia importante per tutti come memoria dei luoghi, ma anche per gli addetti ai lavori, perché credo che siccome una foto di un paese degli anni 50 individua delle strade o delle case che non ci sono più, anche per gli addetti ai lavori, tipo un progettista, un architetto, un geometra o un urbanista, o anche degli amministratori, hanno la possibilità di attingere informazioni tramite le fotografie. L'importanza della fotografia la sappiamo, e quindi non mi dilungo, ed è un ringraziamento a Mario anche per questo. Rispetto all'argomento, Mario è stato molto esaustivo a presentare la sua storia, il suo percorso, in maniera anche abbastanza logica, coerente e con metodo. Credo di poter risolvere il problema dell'ampiezza degli argomenti che dicevo prima, e della difficoltà del titolo stesso, ripercorrendo i sottotitoli della presentazione di oggi, facendo riferimento anche al nuovo contesto. Sulla crisi economica,
Nel 69 Mario diceva sono partito da emigrante appena 18enne a Torino e qui stavamo abbastanza male, le condizioni erano di schiavismo perché il lavoro principale è il lavoro nei campi, per lavorare dalla mattina alla sera, dal sole dell'alba al sole del tramonto, per 4 lire che non bastavano. Prima del 69 c'era stato già uno spopolamento dei paesi, negli anni 50 con l'emigrazione prima in Francia, in Belgio e poi soprattutto negli anni 60 in Svizzera, anche in condizioni disumane, special Ethernet di Niederurnen, e quindi poi nel finire degli anni 60 ecco qui il boom verso Milano e Torino. Questa situazione purtroppo la stiamo vivendo anche oggi, non solo per la crisi del 2008, quella mondiale e poi nazionale, ma a partire da 10 anni fa, con la chiusura delle fabbriche nel Salento e la loro delocalizzazione nei paesi del terzo mondo, ci sono stati molti licenziamenti. In sostanza, per fare un paragone, solo nel comparto delle calzature abbiamo avuto 20.000 licenziamenti nel Salento. Ripeto, non fabbriche chiuse perché il lavoro non c'era, ma hanno delocalizzato. Faccio solo un esempio, il calzatore Adelchi, che occupava solo a Tricase 2.200 operai, ha chiuso mentre produceva 11 milioni di paia di scarpe all'anno, con la delocalizzazione l'è aumentata a 13 milioni e mezzo, quindi il lavoro c'era. Hanno delocalizzato semplicemente perché sappiamo che in Bangladesh pagano 2 soldi, in sostanza mi sembra sono $60 al mese, quindi meno di 50 euro al mese. Era l'unico settore che era rimasto nel Salento e oggi non c'è più niente, tutte le fabbriche hanno chiuso, non ci sono più, e quindi da diversi anni stiamo assistendo a un nuovo ritorno all'emigrazione, anche di gente di 50-52 anni verso l'estero, e a un nuovo spopolamento. E questa volta rischiamo uno spopolamento serio, perché mentre negli anni 60 l'emigrante leccese, anche a differenza di altri emigranti tipo calabresi e siciliani, che emigravano e magari si stabilizzavano al nord o all'estero, il salentino era l'unico che si caratterizzava, che voleva tornare nella propria terra, e così poi è avvenuto. Oggi invece molti partono anche con la convinzione di non tornare più. I nostri paesi, piccoli paesi, in provincia di Lecce è un'area metropolitana di 810.000 abitanti con una densità altissima, quasi sono 300 abitanti al chilometro quadro contro i 199-200 nazionali, quindi abbastanza popolata, ma spersa in tantissimi piccoli paesi, piccoli nuclei storici, belli, interessanti. Ma se tutti i giovani stanno partendo e non tornano più, rischiamo di assistere a uno spopolamento. E questa è una questione molto grave. Quindi ritorniamo che dopo 30-40 anni, dopo tutto quello che è successo poi negli anni 70, qui le cose sembrano, se non peggiorate, comunque ritornate e non sono cambiate granché. E quindi delle domande ce le dobbiamo porre. Come mai non è cambiato nulla? E qui ci potrebbe essere un collegamento con il percorso di Mario. Cioè, negli anni 70, io ancora frequentavo le scuole superiori, il dibattito che si creava con le prime notizie dei comunicati di Brigate Rosse e via dicendo, erano più o meno come riflessioni impostate principalmente su 3 domande. Sbagliano totalmente, l'idea che lanciano è giusta ma il metodo è sbagliato, o è giusto tutto? Allora, nel momento in cui, diciamo così, la controparte delle Brigate Rosse è stata lo Stato ed è stata quella per dire no, noi possiamo garantire condizioni migliori a tutti ma non con questo metodo, e quindi tutta la popolazione ha sposato poi questa tesi. Ma a distanza di qualche decennio ci ritroviamo nella stessa situazione, se non peggiore, qualche domanda ce la dobbiamo porre, altrimenti le condizioni peggiorano. Da un punto di vista, diciamo così, di tutele, parlavi molto di diritti eccetera,
secondo me stiamo assistendo a un peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Negli anni 60, primi anni 60, che in un periodo di bassa tensione, di bassa protesta lavoratrice, della classe lavoratrice, ed era gli anni 60-62, in quel periodo dalla fine anni 50 ai primi anni 60 non c'era un movimento operaio forte o non c'era una situazione di grandi proteste a differenza dei primi anni 50 e fine anni 60. Ebbene, nonostante il livello di protesta era bassissimo, noi abbiamo ottenuto una serie di normative, ne cito due: quella del 60 che vietava il caporalato, e noi lo conosciamo bene, è una pratica schiavistica, una legge del 1960, e una legge del 62 che vietava il lavoro a termine, lo vietava totalmente. Bene, oggi abbiamo avuto una reintroduzione della legalità del caporalato, lo hanno reintrodotto e hanno liberalizzato il contratto a termine. Ora, i motivi per cui veniva vietato il caporalato e il contratto a termine erano ben precisi, perché erano il caporalato e il contratto a termine sono elementi che rendono la persona schiava, succube. Il lavoratore non è soltanto la parte debole nel contratto di lavoro, è debole in generale in tutte le situazioni. Ora, adesso l'hanno liberalizzata e quindi siamo tornati non indietro negli anni 60, ma ancora peggio. Un'altra domanda da porci: avete sentito tutti parlare di mobbing? È così frequente che anche i contratti collettivi prevedono questa fattispecie unitamente alle molestie sessuali. Se lo prevedono i contratti collettivi significa che è una pratica diffusissima. Le donne soprattutto sono vittime di molestie sessuali sul posto di lavoro e di mobbing. Non c'è tutela perché è una causa di mobbing. È inutile che si propone. È costosissima e non può essere chiesta tanti soldi a un lavoratore ed è difficile da vincere. Pertanto i fatti mobbizzanti, i fatti di molestie sessuali perdurano. Perché negli anni 70 non succedeva, o meglio, se succedeva finiva? È una domanda che sto ponendo perché chiaramente il mio intervento è, diciamo così, giuridico, storico, eccetera, eccetera. Perché negli anni 70, Mario lo può confermare, credo, ma insomma, dal punto di vista, ripeto, storico, se c'era un caporeparto che rompeva le scatole, in parole povere, a un'operaia, quando usciva dalla fabbrica, le quattro ruote della macchina, tre erano bucate, una no, perché una si lascia sempre, perché quattro ruote bucate significa che è passato sui vetri, una intera, devi capire che hai fatto qualche fesseria. E il caporeparto il giorno dopo non molestava più nessun operaio. Questo è quello che avveniva. Oggi non avviene più perché ci hanno detto che queste pratiche non vanno fatte, però intanto poi abbiamo una situazione peggiorativa. E non esiste diritto, lo dico con molta tranquillità. Da 26 anni faccio l'avvocato del lavoro, ve lo posso dire chiaramente: il lavoratore non è tutelato dal diritto, non è tutelato dal magistrato, assolutamente no. Le norme nel diritto del lavoro non sono le norme che regolano la compravendita immobiliare, eccetera, eccetera, sono soltanto delle forme che rallentano una lotta dei lavoratori. Se la lotta non c'è, il diritto non c'è, ed ecco perché il contratto a termine è stato liberalizzato, addirittura hanno abolito l'articolo 18. E guardate che è una situazione gravissima. I primi mesi di applicazione della legge Fornero ha provocato 5.400 licenziamenti al giorno, la CGA di Mestre ne prevedeva 6.000, ma insomma siamo lì. Solo nel mese di marzo del 2013, mese di marzo che è il mese notoriamente conosciuto come il mese delle donne, ci sono stati 70.000 licenziamenti di donne. Quindi c'è una situazione peggiorativa. Che fare su questo? E quindi qua il passaggio successivo al titolo che hai dato all'iniziativa, ma anche al libro del 2006. Lotta, repressione o repressione, lotta? Allora, noi dal punto di vista dei lavoratori
Oggi abbiamo 17.000, in Italia ci sono 17.000 procedimenti penali contro lavoratori per fatti avvenuti rispetto a rivendicazioni lavorative. Cioè, quando c'è stato un gruppo di lavoratori che ha protestato per la salute in fabbrica contro i licenziamenti, sono stati denunciati e processati. Ce ne sono 17.000. Forse avrete visto negli ultimi tempi la questione dei facchini in Emilia-Romagna. Semplicemente chiedevano un aumento salariale, dei pagamenti tempestivi, perché attenzione, non è soltanto la questione del posto di lavoro, ma spesso c'è gente che lavora e viene pagata dopo 2, 3, 4 mesi. Quindi il momento ha chiesto una migliore condizione di lavoro, ritmi umani, immediatamente è intervenuta la polizia, ha caricato con i blindati. Un passo prima, se quei lavoratori, e ve lo posso dire direttamente perché mi è capitato, ci sono state occasioni in cui l'ho accompagnato direttamente io, si presentavano da carabinieri o polizia per dire: guarda, il mio datore di lavoro non mi paga, oppure mi fa lavorare 30 ore al giorno, le forze dell'ordine dicono: questa è una questione civilistica, vedetela in tribunale. Poi nel momento in cui io protesto con il padrone non mi vedo piazzati davanti. Quindi c'è uno schieramento delle istituzioni, non con i lavoratori, ma con i padroni. Quindi nei facchini abbiamo visto in televisione che arrivano con i blindati e caricano. Guardate un attimo che nel ventennio fascista invece dei blindati c'erano i poliziotti a cavallo. Domanda. Ma non è la stessa cosa, è cambiato solo il mezzo, ma stiamo lì. E questa è la domanda che già nel 2005, nel febbraio 2005 in Parlamento ci fu un dibattito, dice: ma non è che stiamo sotto regime un'altra volta? È una domanda che ci dobbiamo fare, anche perché Mussolini non è che diceva apertamente: io sono un dittatore. Questo è stato un parere che abbiamo dato successivamente. Quindi chi ci dice che oggi viviamo un'altra dittatura? E magari fra 30 anni diremo: ah, ma nel 2014 c'era una dittatura. E qua c'è il problema di come un sistema democratico, ripeto, un discorso giuridico storico, come un sistema democratico può prevedere il dissenso. Cioè in Italia dal punto di vista istituzionale, democratico, c'è un diritto al dissenso? E in che termini può essere esercitato? Noi in Italia abbiamo per esempio dei parchi nazionali o dei paesaggi rimasti incontaminati perché c'è stata una battaglia di alcune persone che hanno impedito alcune speculazioni. Rispetto alla domanda del diritto al dissenso è questo: ma è possibile che alcune questioni così importanti come preservare un ambiente può avvenire soltanto esclusivamente se la popolazione organizza una battaglia forte con dei rischi eccetera? Perché il sistema non prevede dei meccanismi molto più veloci e più semplici per, anche per un solo cittadino, di impedire certi disastri? E poi, se poi lo allarghiamo il discorso su altri settori, vediamo che questa carenza esiste su tutto. Questione finanziaria. Ogni governo che si succede denuncia un disastro finanziario perpetrato da quello precedente. E allora, senza arrivare alla fine del disastro, per cui poi devono essere emanate leggi finanziarie di lacrime e sangue, perché il sistema istituzionale non prevede forme di ostacolo a questo tipo di politica disastrosa? Allora noi abbiamo che per 5 anni è vietato protestare perché l'unica questione che viene riconosciuta al cittadino è il diritto al voto, e poi si deve stare zitto per 5 anni. Alla fine dei 5 anni dice: devi pagare il disastro di tutti gli amministratori, e questo è un continuo. Perché non prevedere degli ostacoli, dei blocchi a queste speculazioni, che poi, questi disastri amministrativi, finanziari, che poi ci portano a un disastro per tutti? Quindi la questione
del dissenso rimane, che non può essere affrontata soltanto in termini solo teorici o romantici. Ripeto, la questione del diritto del lavoro, noi i diritti del lavoro non esistono perché l'ha previsto di per sé di sua spontanea volontà un Parlamento. Nella storia sono avvenuti soltanto ed esclusivamente con l'applicazione della violenza. Questo lo dice la storia. Se non c'è stata la violenza degli operai, alcuni diritti non si sarebbero mai ottenuti. E nel momento in cui questa violenza è venuta a scemare, ecco perché spariscono i diritti. La nostra Repubblica, tra l'altro, nasce dalla resistenza che non era stata una passeggiata. La nostra formazione nazionale nasce da un'unità ottenuta nel 1860-1870 con cannonate e non con passeggiate. Quindi da un punto di vista storico il ricorso di per sé alla violenza, per cui oggi ci sembra un po' allarmante vedere dei libri di un ex brigatista e vai a capire il percorso, ma non si può fare più tanto perché non sono stati chiariti alcuni anni, eccetera. Comunque questo ricorso poi alla fine nella storia c'è stato, o c'è, perché la nostra Costituzione, nonostante l'articolo 11 ripudia la guerra, ma il ricorso lo facciamo continuamente. L'abbiamo fatto in Jugoslavia, addirittura senza ONU, poi ripetuto in Afghanistan, in Iraq, in Libia. In Libia abbiamo fatto la stessa cosa, anche contro interessi economici nazionali, tipo gli interessi dell'ENI, che comunque rimane un'azienda italiana. Già su denuncia dell'ex Presidente del Consiglio Prodi, dice, sono state usate forze, è stata usata la violenza contro i nostri alleati dal punto di vista economico. Prodi denunciava, dice, noi eravamo i primi partner di Iran, Siria, secondi e Libia, secondi di Tunisia, Algeria, Egitto, eccetera, abbiamo usato solo la forza contro i nostri interessi economici. E allora, ritornando un po' alla domanda di prima, quando appunto negli anni 70 dicevamo sbagliano o fanno bene oppure le idee sono giuste ma i metodi sbagliati, tenendo presente il quadro generale della formazione di uno Stato, eccetera, eccetera, la domanda è seria e non dobbiamo sorvolare, perché diversamente qua ci troviamo a vivere un'ennesima dittatura senza possibilità di reagire e con le prospettive di imbarcamenarci in un disastro simile a quello che poi è avvenuto dal 40 al 45. Pertanto credo che è importante conoscere il percorso, tra i tanti quelli di Mario, che nelle sue, nella sua dozzina di pubblicazioni ci propone. È importante anche quell'invito. C'è un libro molto interessante di Giannulli, che è stato anche consulente per le inchieste contro le stragi. C'è anche l'invito, tipo quello di Giannulli, dice aprite un attimo gli archivi e comunque chiarite cosa è successo da tutti i punti di vista in quegli anni. Questo senz'altro, ma è importante anche studiare la storia in questi termini. Cioè nei termini di superare definitivamente certe questioni e non di dover dopo 10-20 anni affermare amaramente ma stiamo tornando indietro, perché è questo che facciamo negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi in qualsiasi situazione diciamo ma stiamo tornando indietro o siamo tornati indietro. Negli anni 70 i figli avevano davanti una prospettiva migliore di quella dei genitori, oggi è l'inverso. I genitori sono più garantiti dei figli perché è peggiorata la situazione. Allora cerchiamo di dare delle risposte che in una maniera più definitiva superino questo aspetto e non con semplici proclami, perché poi alla fine, faccio un esempio, la Costituzione, articolo 3 dice diritto all'uguaglianza, se non l'obbligo che dobbiamo essere tutti uguali. Ma fino al 67 l'adulterio della donna era previsto come reato, a differenza dell'uomo.
e l'abolizione non è avvenuta da parte dei partiti in Parlamento, nonostante sedevano partiti progressisti come il PSI, PC, eccetera. Nessun partito si è messo in mezzo a dire aboliamo questa cosa orrenda. È stata una sentenza della Corte Costituzionale, che a sua volta in precedenza si era pronunciata mantenendo il reato, perché diceva ma in fin dei conti non bisogna applicare questa uguaglianza, perché l'uguaglianza tra donne e uomini, questa era la sentenza, tra donne e uomini al momento potrebbe suscitare scalpore. Della serie, se uno schiavo non lo devi liberare subito perché altrimenti non capisce la libertà. Era questo il senso. Questo, per fare un esempio, quando dicevo che i giudici sono quello che sono, d'altronde devono applicare le leggi, buonanotte, non c'ho nulla contro i magistrati, ci mancherebbe. Però questo è un esempio per dire che il diritto o la magistratura sono quelle che sono. D'altronde legalità significa rispetto delle regole, ma le regole chi le scrive? La classe debole o la classe potente? E quindi alla fine legalità significa stai zitto, comanda il più potente. Quindi nel cercare di darci risposte partiamo anche da fare dei chiarimenti su molte questioni. Ripeto, proprio perché ci può sembrare difficile, e lo è, ma probabilmente è dovuto al ritardo con cui arriviamo a simili conclusioni. Probabilmente è per questo ritardo. Su tutti i campi, anche da un punto di vista musicale, sarà un argomento che poi sarà trattato subito dopo e finisco, della memoria. Ma a noi piace tutti De André, o comunque la maggior parte. E se non piace comunque lo stimiamo, un grande poeta, grande musicista. Ma Fabrizio De André ha passato le pene dell'anima per quella canzone di Re Carlo, lui insieme a Paolo Villaggio. È stato inquisito per anni per una canzone che oggi cantiamo tranquillamente, con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. Un processo durato 13 anni. Hanno dovuto pagare lui e Paolo Villaggio un casino di soldi per questa canzone. Allora, memoria, ci piacciono le canzoni di André, ma perché non gli rendiamo giustizia della repressione che ha subito per una semplice canzone? E questo che significa? Che comunque esiste una mentalità che dobbiamo superare, esiste un potere che dobbiamo superare, perché diversamente la repressione ci prende tutti. Vi invito a organizzare una serata, un concerto, una conferenza, è diventato complicatissimo, documenti, questo, quest'altro, attualmente si sono inventati la scia, non so, nel suo comune si sono inventati questo, che è illegittimo, perché infatti io personalmente non l'ho presentato, ho detto provate a denunciarmi, vi denuncio io a voi, ma comunque si sta tornando alla legge del 1931 in termini di concessione pubblica, della pubblica sicurezza, che erano state vietate, ma sempre con sentenza. Quindi adesso bisogna chiedere in conclusione al questore l'autorizzazione per manifestare il proprio pensiero. Vi rendete conto dove siamo arrivati lentamente? E guardate che non ci sembra semplice che ognuno ha il diritto di sciopero. È vero, spero che lo sia ancora, anche se ci sono state delle leggi restrittive. Ma se consultate un codice penale, il reato di sciopero c'è ancora. Quello che aveva previsto Mussolini, cioè ancora non è stato abolito del tutto. Un domani un pubblico ministero che gli salta la testa, o in un periodo ulteriormente più debole per i lavoratori, può essere applicato. Ci possiamo difendere in tanti modi, vabbè, però intanto non è stato abrogato. Mi fermo qui, non vorrei continuare perché, ripeto, gli esempi di questo tipo su cui fermarsi e fare chiarezza e cercare di trovare delle risposte che risolvono il problema definitivamente, non che risolviamo il problema del lavoro oggi e poi fra 10-20 anni ci troviamo punto a capo, se non a dire che le condizioni sono peggiorate e tornate indietro all'Ottocento. Cerchiamo un attimo di ragionare nel nostro piccolo, nelle situazioni in cui apparteniamo, da questi aspetti, tenendoli ben presenti e collegati uno con l'altro, perché non sono figli di qualcosa individuale, no, è tutto un sistema, come diceva Mario prima, che inevitabilmente provoca tutta una serie di conseguenze che sono collegate una all'altra, ed anche per questo motivo il concetto di solidarietà tra tutti ci deve essere.
perché l'effetto che colpisce una persona colpisce tutti. Dico questa e concludo. L'effetto che ha provocato la delocalizzazione, e cioè che ha creato disoccupazione qui, è lo stesso che poi, delocalizzando le fabbriche in Bangladesh pagando 40 euro al mese un lavoratore, lo riduce alla fame, e quello che sfugge alla fame scappa e cerca di venire da noi. Quindi l'ex operaio ad Elchio Filanto è vittima della stessa fame a cui è stato ridotto l'immigrato che ci viene qua. E quindi il discorso di solidarietà, ma direi di appartenenza, deve essere capito, perché serve solo a noi guardarlo, perché esiste. Prendiamo atto di questo e cercare anche di unificare i nostri sforzi da tutti i punti di vista, perché il progresso è avvenuto solo con l'unione, perché l'unione ha fatto la forza, e con la forza di questa unione la giustizia di tutti i cittadini per l'uguaglianza ha vinto. Grazie. Scusate, mi ero dimenticato di ringraziare Mario della biblioteca, che mi ha aiutato tantissimo per arrivare a questa serata. Grazie Mario. Mo passo la parola a Giuliana. Ah, Gianni, scusa. Gianni, per l'ultimo. Buonasera a tutti. Il titolo della serata è impegnativo, per non dimenticare. Perché l'esercizio della memoria è impegnativo. Perché l'operazione stessa del fare uno sforzo per andare indietro nel tempo oggi è diventato un qualcosa di estremamente complesso. Te ne accorgi subito dai banchi di scuola. Una materia come storia è diventato spauracchio generale. O viene snobbata perché viene considerata un utile riempitivo, ma tanto storia il prof non me la darà mai e poi mai, al massimo mi dà italiano perché non so scrivere il tema, ma storia no dai, me la abboni, me la studio da solo durante l'estate. E poi c'è la complicazione ulteriore del lavoro che vorresti fare come insegnante e che non riesci a fare. Perché io l'anno prossimo ho una quinta di un liceo scientifico da portare, da presentare all'esame di maturità, e quest'anno alla fine del quarto anno sono riuscito a malapena a concludere tutta la fase del risorgimento italiano, e sono stato fortunato, ho fatto anche insomma un po' una corsa a un certo punto, e ho fatto insomma delle operazioni per riuscire ad arrivare a questo traguardo. Ma capite che l'anno prossimo io devo presentare dei ragazzi che usciranno da un percorso scolastico impegnativo, quindi aperti a qualsiasi tipo potenzialmente di percorso universitario, e molto probabilmente dell'epoca di Mario Fracasso non sapranno nulla. Non sapranno nulla perché naturalmente non l'hanno vissuta, non sapranno nulla perché probabilmente i loro genitori non gliel'hanno raccontata, non sapranno nulla perché non hanno avuto nemmeno quella possibilità di studiarla sui banchi di scuola. È un limite mio, non è che è colpa dei miei ragazzi, ci mancherebbe altro. E però in questa perdita di memoria c'è la perdita di quel senso, di quell'importanza di costruire occasioni per praticare il dissenso di cui parlava prima Giovanni De Francesco. Perché il per non dimenticare è un qualcosa che diventa paradigma di un'esistenza, diventa una possibilità di lettura di una vita. È per questo che io sono qui stasera e partecipo alla, come voi peraltro, offrendovi queste mie riflessioni, partecipo a questo momento in cui riflettiamo sugli 11 libri di Mario Fracasso. Perché il per non dimenticare per Mario Fracasso è diventata quotidianità, è diventata prassi, è diventato un modo di vivere. Un non dimenticare che non è un qualcosa di statico, di immobile, perché la memoria, vedete, ci sono tanti modi per praticare e per coltivare l'esercizio della memoria. C'è una memoria che è statica, una memoria quasi di tipo museale, no? Vado al museo, vedo l'oggetto della civiltà etrusca, ne apprezzo la raffinatezza, ne deduco il gusto e l'eleganza della civiltà etrusca, me ne torno a casa con un sapere che mi ha arricchito. Poi c'è un altro tipo di memoria invece che mi coinvolge molto di più, che mi rende più attivo, che mi mobilita maggiormente. È una sorta di memoria antidoto.
Io conosco la storia del Novecento, io sono stato a Mauthausen e ad Auschwitz, io ho conosciuto e ho visto e ho sentito gli orrori e ho parlato con chi ha subito gli orrori, e dentro di me si è instillato nel DNA come un cromosoma che mi impedisce di tacere quando vedo che in Ucraina viene celebrata l'anniversario della fondazione delle SS ucraine, che furono qualcosa di peggio rispetto alle SS tedesche. Di questa cosa naturalmente tutti i giornali, i media tacciono, perché fa più comodo in questa fase parlare d'altro e parlare dei cattivi che stanno magari da qualche altra parte. Non si ricorda invece che le SS ucraine hanno praticato lo sterminio dell'opposizione ai nazisti prima ancora che Eichmann, che fu il gerarca che pianificò la strage di milioni di oppositori al nazismo, si mettesse a tavolino a pianificare quello che poi fu fatto. Le SS dell'Ucraina oggi le celebrano. Ecco, se io ho memoria di, perché ho visto, perché io vi auguro di andare a Mauthausen e ad Auschwitz, lo dico sempre ai miei ragazzi, io spero che abbiate almeno una volta nella vostra vita la possibilità di andare in questi luoghi, io ho dentro di me un antidoto che mi impedisce, che mi fa muovere quando vedo che uno spettro che si aggira di nuovo per l'Europa. Poi però c'è un terzo tipo di memoria che è ancora più attiva, è ancora più importante, ed è la memoria che si fa a prassi, che si fa a quotidianità. Ed è questo tipo di memoria che io ho visto in tanti anni, dal 1998, quando facemmo per la prima volta ad Alessano un incontro con Mario Fracasso, che era da pochissimo tornato ad Alessano. Da allora sino ad oggi, questa memoria che è appunto quotidianità, che è prassi, che è fare, che viene coltivata pazientemente, viene coltivata in occasioni come questa di questa sera, in cui riflettiamo su questa produzione, ma viene coltivata anche quando Mario banalmente, semplicemente, fa un'operazione assolutamente, come dire, talmente semplice da non avere nessun risalto. Prende i suoi libri, prende i DVD che ha registrato, prende i CD che ha registrato, va nelle feste, va nelle sagre, lì però poi si mette lì col suo tavolino, si siede, aspetta che qualcuno si avvicini e ogni sera parla e ogni sera racconta e ogni sera propone. Questa è la pratica della memoria quotidiana che farebbe tanto bene ai miei allievi, ai quali molto probabilmente molte cose di quegli anni che lui ha vissuto sfuggiranno, perché quegli anni lì avevano un qualcosa che oggi, lo diceva prima Giovanni, oggi non si pratica più, che è la possibilità di dissentire. Ma vedete, il dissenso oggi si è perso, perché ognuno di noi ha perso la consapevolezza di appartenere a un qualcosa. Cioè, dopo il per non dimenticare, Mario giustamente pone a titolo di questa serata due parole importanti: condizioni sociali. Ebbene, io mi chiedo, quanti di noi oggi si chiedono: io chi sono? A quale gruppo sociale appartengo? Qual è la mia classe sociale, o come diavolo la si vuole chiamare, insomma, inventiamo un altro termine se questo è troppo desueto, insomma, se è troppo lontano, lo sentiamo vecchio. Quali sono le persone che condividono le mie stesse esigenze, bisogni e problemi e con le quali io posso mettermi insieme per costruire percorsi di autodifesa e di lotta? Ecco, questa domanda qui semplicemente non viene posta, perché dopo l'esperienza degli anni 70, per tutti gli anni 80 e a seguire, hanno inculcato nella testa delle persone che alcune categorie non esistono più, che i problemi non si risolvono nei gruppi, nelle lotte, nelle collettività e nelle comunità, ma ognuno se li deve risolvere per conto proprio. Ognuno deve trovare il modo migliore per riuscire a stare a galla. Ed ecco dunque che dalla politica scompare un determinato modo di leggere la realtà. E oggi o ognuno si sente addirittura sublimato nella definizione di paese, no? Il bene del paese, e ognuno si sente coinvolto.
ognuno però è coinvolto, perché naturalmente si sente di rientrare in quella definizione. Ma tu a quale paese appartieni? Appartieni al paese dei precari? Appartieni al paese dei giovani che non trovano un posto di lavoro, non solo a Lecce o a Napoli, a Bari, ma a Milano, a Torino, a Genova oggi? A quale paese appartiene? Appartiene a quello di un ceto politico sempre più corrotto, che sempre più, di cui sempre più si vedono i gangli e le connessioni con una certa parte dell'imprenditoria? Perché potete star sicuri che, che la crisi c'è, ma soltanto per alcuni, in questo come in tanti altri paesi. E mentre nella Lombardia dove io vivo e a Sesto San Giovanni dove io vivo, i comuni, come probabilmente avverrà anche a Castignano del Capo, sono costretti a fare i conti per arrivare a fine mese, perché anche i comuni li fanno i conti per arrivare a fine anno. Nel mio comune io ormai il bilancio comunale, il bilancio di previsione che dovrebbe appunto anticipare le spese per tutto l'anno, viene approvato a giugno, a luglio. Ma cosa vuoi approvare a novembre, dice il sindaco, cioè ma cosa approvi più a novembre, quando ormai l'anno è già trascorso? Ecco, mentre i comuni fanno tutto questo, poi invece ci sono altri livelli decisionali che decidono banalmente che sì, via, si possono spendere 380 milioni di euro per fare una mega opera della sanità nella mia città, perché comunque insomma è la mega opera che può rilanciare l'economia. Come del resto vengo qui e sento che TAP è il toccasana, insomma, che può guarire tanti mali, come sentiamo che il raddoppiamento della 275 può essere la panacea dei trasporti in provincia di Lecce e così via in ogni territorio, e così come in Valsusa ormai da tanti anni la questione del valico diventa la questione nodale per sentirci parte dell'Europa, perché la crisi, badate, esiste solo per alcuni, per chi può accedere ad alcuni livelli, ad alcuni appalti, ad un sistema di potere dove politica e imprenditoria si tengono fortissimi, e lì non c'è crisi, lì si continua a spendere. Si continua a spendere e si presenta il tutto come la possibile via d'uscita, l'immaginata via d'uscita a una situazione di difficoltà. Ecco, in tutto questo noi, secondo me, molti di noi hanno perso il senso di appartenere a una propria collettività, perché è chiaro che il bene del paese che vuole la TAV, il bene del paese dell'imprenditore che realizzerà la TAV, della multinazionale che gestirà la mega opera prevista in qualsiasi parte del territorio italiano, non è il bene del paese mio. Io sono un precario e chiederei che venisse posta fine a una situazione di precarietà che dura praticamente sino alla pensione e che vede sempre più giovani incapaci di gestire e di immaginare il proprio futuro. Ecco quindi che cosa vuol dire recuperare un po', secondo me, il senso della memoria, operazione alla quale siamo stati disabituati nel corso di questi anni. Acquisire consapevolezza del gruppo a cui si appartiene e proporre coerentemente dei momenti di confronto con gli altri che fanno parte di questo gruppo per costruire insieme dei percorsi di lotta. Prima Giovanni diceva l'emigrazione, l'ho toccato anch'io questo tema prima, in precedenza. L'emigrazione oggi pensiamo che sia un fenomeno cancellato. Ad Alessano quest'anno hanno fatto la festa degli emigranti, che pensavano di proporre insomma una roba da Marcord, no? Qualcosa di emigrati, ormai questo fenomeno possiamo permetterci il lusso addirittura di rievocarlo come se fosse insomma un qualcosa di passato. E in realtà no, io mi sono tirato giù due cifre che sono più eloquenti di qualsiasi considerazione. 2014, ormai la prima parte è passata, rapporto di Caritas Migrantes. Nel 2014 si prevede che dopo decenni, per la prima volta, il saldo migratorio del nostro paese sarà negativo. Cioè per la prima volta, dopo decenni, nel nostro paese saranno più quelli che andranno via rispetto a quelli che arriveranno.
Stiamo parlando degli italiani, perché gli stranieri in realtà, molti, la strada per altre destinazioni l'hanno presa da tempo, perché come sappiamo l'Italia è paese di transito. E nel 2013, dice l'Istat, secondo i dati dell'AIRE, Associazione Italiana dei Residenti all'Estero, che notoriamente sono più bassi rispetto alla realtà effettiva, perché non tutti gli italiani che vanno all'estero si registrano, nel 2013 c'è stato un incremento del 19,2% di italiani che si sono spostati all'estero e addirittura un aumento rispetto al 2011, due anni fa, del 55%. 55% rispetto al 2011. Sono veramente dati inquietanti che ci riportano indietro a un passato che non è mai finito, a una memoria, per questo io dicevo prima, una memoria che è oggi, non è una rievocazione come dire, vintage di un qualcosa che appartiene a un mondo ormai superato. E badate, non esiste un come dire, non esiste un luogo geografico che possiamo identificare come sud da cui si parte per andare altrove, perché mentre le mete sono ben definite, sempre secondo l'AIRE la prima meta è la Gran Bretagna, la seconda, provate a indovinare, è la Germania, poi al terzo posto troviamo la Svizzera e la quarta la Francia, cioè sono praticamente i paesi europei notoriamente, insomma, di quella parte dell'Europa che viene considerata, definita in vario modo, insomma, la locomotiva, eccetera, coloro cioè che vengono a casa tua e ti dicono che devi tagliare, devi fare questo, devi fare quello. Ma da dove si parte? Oggi non si parte più soltanto dalle regioni meridionali. La prima regione meridionale da cui si è partiti nel 2013 è la Sicilia e si trova al quarto posto. La Puglia è ottava, preceduta da Calabria, Campania, eccetera. Al primo posto, e io l'ho riletto bene perché non ci credevo nemmeno io, il maggior numero di italiani partiti nel 2013 per andare all'estero è partito dalla Lombardia. Al secondo posto c'è il Veneto e al terzo posto, una regione del centro, il Lazio. Ora, questo scompagina un po' e ci obbliga a una rilettura anche dei flussi migratori e a ripensare anche quelle che erano le chiavi di lettura che si davano negli anni 70. Oggi c'è una classe sociale di lavoratori, di mondo di precarizzati, di mondo di sfruttati, che è trasversale. Come lo vogliamo? Lo vogliamo definire ancora una volta sud? Benissimo, c'è un sud che sta in Lombardia, non sta più in Sicilia, in Puglia, in Calabria soltanto. C'è un sud che parte dalla Lombardia e poi arriva sino alle sponde meridionali del Mediterraneo e poi continua ancora in aree vastissime del mondo dove questo sistema ha deciso che ci debbano essere delle persone che lavorano o che comunque sono sfruttate per soddisfare le esigenze di una fetta veramente minima di popolazione mondiale. Concludo. Mario Fracasso mi ha fatto ricordare un altro personaggio, non so se l'accostamento è degno, ma io ve lo propongo. Si chiamava Germano Nicolini, è vissuto negli anni della Resistenza, era un partigiano, era un comandante partigiano, lo chiamavano, era un emiliano, lo chiamavano Al Dievel, il diavolo. E i Modena City Ramblers, che hanno poi raccontato le sue vicende in una bellissima canzone, in una canzone con il coro delle Mondine di Reggio Emilia, dicevano era un diavolo sì, ma solo per i tedeschi. E questo comandante partigiano ebbe una sorte particolare, perché subito dopo la fine della guerra fu sindaco di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Poi subito dopo fu accusato ingiustamente della morte di un sacerdote negli anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. Fu condannato e scontò 10 anni di carcere, ma non perse mai la speranza. Continuò la sua lotta, dopo 10 anni fu scarcerato, ciononostante rimanevano dei capi d'accusa a suo carico, ha continuato la sua lotta fino al 1994, quando finalmente la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto completamente la sua innocenza.
E nella canzone dei Modena City Ramblers c'è una frase bellissima che Nicolini proponeva agli studenti quando andava a incontrarli nelle classi. Diceva loro sempre: riflettete, ragionate con la vostra testa e continuate la vostra lotta. E questo è l'augurio che faccio a tutti noi. E io sono Giuliana, mi sento un po' stasera come mamma Antonietta di Mario Fracasso, perché per non dimenticare è anche questo, non dimenticare che noi apparteniamo a una prima comunità che è la comunità della nostra famiglia, la comunità del nostro paese, la comunità della nostra terra. Per non dimenticare e anche questo. Ho imparato in questi lunghi anni accanto a Mario Fracasso, ho imparato che la verità della storia nasce molto spesso da un'immagine. In questo testo che porto adesso sempre con me, che si intitola Carissimo figlio e che potrebbe essere intitolato Carissimi miei cari, invece è così, Carissimo figlio, in questo testo che porto sempre con me, perché i testi che si amano si portano accanto, c'è un'immagine che vi prego poi, a voi che vorrete portarlo con voi come lo porto io, c'è un'immagine che continua e mi ha fatto veramente, continua a farmi riflettere. C'è la stanza dove i nostri anziani, dove io passo gran parte delle mie giornate, ora che sono nonna in pensione e quindi me lo posso permettere. C'è un angolo che è quello del camino, che si accende o no, ma lui sta là, quell'angolo. E poi accanto al camino c'è una sedia, io ce l'ho recuperata azzurra, di paglia, un po' scomoda, dura, ma è la mia sedia, è la sedia dei ricordi. Su questa sedia c'è mamma Antonietta. E se voi la troverete, se voi la porterete con voi, mamma Antonietta, a differenza di tutte le altre immagini che questo figlio porta accanto a sé, piede su piede, strada dopo strada, sentiero dopo sentiero, mamma Antonietta e papà e tata Rocco, questa mamma ha la testa di noi che per la stanchezza a volte dopo una giornata ci addormentiamo, tesule a sule, sarà il momento del secondo sole e mamma Antonietta si riposa un po'. Mentre i miei amici parlavano ho continuato a pensare a questa immagine, siamo proprio come mamma Antonietta, un po' stanchi di questa nostra vita che è sempre stata e continua ad essere una giornata tesule a sole, da sole a sole, che vorremmo fosse poco poco più leggera e invece continua ad essere così difficile da portare avanti. Io solo per questa immagine direi un grazie a questo nostro Mario Fracasso, perché ha messo la mamma sua non solo nel momento del suo papà, non solo nel momento in cui all'alba si vanno a raccogliere, si va nei campi per il lavoro dei campi, non solo ha immortalato per non dimenticare la sua famiglia, la sua comunità, Lessano, la sua terra, li ha immortalati nel momento della fatica quotidiana, ma l'ha immortalati anche nel momento della grande stanchezza. Solo che questa stanchezza dura l'attimo
di riposo, l'attimo del cammino. Ma poi, mamma Antonietta e Tadarocco hanno insegnato a questo figlio che deve alzarsi, che deve camminare, che se vuole andare a scuola la mattina 2 ore, 3 ore, fino a che il sole non arriva alto nel cielo, o quasi, deve andare a lavorare nei campi se vuole continuare. Deve andare a lavorare nei campi, perché con la terra, assaggiando la terra, assaggiando la fatica quotidiana e la forza che questa fatica mi dà, è solo in questo modo che io posso trovare in me stesso, anche nelle ore dell'appisolamento accanto al camino, posso trovare la voglia e il coraggio, dice Gianni, di continuare a sperare, di continuare a lottare, di continuare ad esistere. E ognuno di noi la sceglie una strada. Mario l'ha scelta partendo da Alessano e forse ha scelto di prendersi una valigia di cartone ed andare. Ha subito la fame, ha subito l'onta, ha subito soprattutto il pianto di chi lasciava a casa, perché non c'è forse pena più grossa di quel pianto di chi tu lascia a casa perché quella casa non ti può dare da vivere. Ma poi lui ha scelto, ha lottato ed è una vita che, pur lasciandosi alle spalle senza mai rinnegarla quella storia, ed è una vita, lo dico ancora con le parole sue, tra virgolette, quella che forse i nostri alunni non faranno mai in tempo né a ricordare né a studiare. A ricordare perché forse nessuno gliene parlerà, e a studiare perché troppo lunghi e troppo questi programmi che ci fanno studiare ancora. Io ieri ho studiato con la nipotina mia Napoleone Bonaparte, sapevo già che non gli avrei potuto parlare delle dittature di oggi. E questa è la storia che noi viviamo. Ma io imparo da Mario Fracasso, imparo giorno dopo giorno che lotta e presentarsi col suo bagaglio, anche quando non si sta bene, presentarsi in tutte le piazze e presentarsi anche se arriva mezzanotte, ma che importa, c'è sempre un faro, e presentarsi perché anche quelle storie piccole del paese che ti ha dato i natali e la forza di continuare ad andare avanti non debba essere dimenticata. E dico grazie a Mario e a voi, che a noi, a tutti quanti che abbiamo la forza di continuare a sperare, e dico a Mario che se non ci fosse stato lui ad avere questa costanza, Alfonsina, io la grande incredibile storia di Alfonsina non l'avrei mai conosciuta. E voi portatela con voi stasera, domani, quando incontrerete Mario nelle piazze, ad offrirvela, perché Alfonsina è una donna che d'un tratto ha deciso di mettere addosso la veste dell'amore, della tenerezza e della rabbia e di perdersi nel mare verde degli occhi di Mario Fracasso. Bisogna guardare gli occhi di Mario per capire che Mario sarà stato brigatista, ma brigatista verde, con i colori della terra sua, perché ha sempre, disperatamente, anche oggi, cercato di realizzare quello che forse gli altri sognano, ma non sempre hanno il coraggio di fare. Io 11 libri, 12 libri, un giorno, diceva Gianni prima di cominciare, un giorno ho chiesto a Mario, ma forse le tue storie sono così forti, così importanti, che forse, pensate un po' quanto ero stupida, e parlavo da docente, oggi parlo da nonna e quindi sono un po' più saggia, e Mario, forse avresti bisogno di un qualcuno che corregga le tue bozze, Mario, forse avresti bisogno di un qualcuno che... Oggi mi pento amaramente, chiedo pubblicamente scusa di questa storia. Un documento è un documento se hai il coraggio di presentare a noi, momento dopo momento, la grafia, la scrittura, la storia,
le lettere tutte unite, le parole pronunziate dalla mamma di un tempo, dai nostri zii di un tempo, dalle nostre nonne di un tempo che la fatica non aveva mandato a scuola. Loro dovevano crescere, fratelli e figli, fratelli, figli, nipoti, e stare lì la sera soltanto un attimo accanto al camino a riposarsi. Ecco perché vi dico grazie, dico grazie a Mario Carparelli che mi ha permesso ancora una volta di dire queste storie, dico grazie a Mario, al sindaco di Castignano e a tutti noi e gli amici nuovi che ho conosciuto, perché questi incontri alimentano ancora una volta la speranza che nulla è perduto se noi ancora una volta ci affidiamo ad un mare di occhi verdi e buoni come quelli di Mario, che ha il coraggio di farci ricordare che non bisogna dimenticare. Grazie Mario. Sindaco. Volevo intervenire prima perché sono arrivata in ritardo e non volevo che mi si attribuisse la colpa del ritardo. Adesso mi rendo conto che dopo gli interventi così ricchi di questi quattro amici, ecco, non c'è più tanto tempo, però tempo per un grazie me lo concedete. E anche per dire che quando ho incontrato Mario gli ho detto subito: sì, vieni a presentare il tuo libro in maniera spontanea, perché appunto forse l'ho guardato in faccia e mi sono fidata, anche perché mi ha detto: lavoro in un centro di riabilitazione, lavoro con i disabili. E già per me questo era una garanzia, perché anch'io ci lavoro con i disabili. E mi sono fidata di questo senza neanche considerare quelle che potevano essere, no? Cioè poi le ricadute, perché comunque questo evento ha suscitato anche un po' di così di sconcerto, ecco. E quindi diciamo che poi sono arrivata questa sera anche con, cioè, sentendo così un po' di polemica sulla opportunità o meno della mia presenza qui questa sera. Però sono contenta di quel sì spontaneo che ho fatto quella sera, perché ho avuto l'opportunità di incontrare una persona, diciamo, come Mario, e di incontrare tutti voi, ma anche perché, cioè, come è stato detto mille volte, come qualcuno venendo proprio in comune mi ha detto, finalmente c'è qualcuno che vuole mettere a fuoco e ricordare quel periodo, che sicuramente non è stato un periodo facile, sicuramente è stato un periodo in cui si sono fatte anche delle scelte sbagliate, ma che è un periodo che bisogna riprendere in mano e ricordare e di cui parlarne. Per questo motivo ringrazio di nuovo voi, tutti voi, ringrazio Mario. E continuo per l'ennesima volta a ringraziare Mario Carparelli, che ci ha consentito per tutta l'estate questo percorso, diciamo, fatto soprattutto di incontri e di conoscenza di persone e storie così diverse. Grazie a tutti e alla prossima, quando sarà Mario? Venerdì prossimo, sempre qui. Ciao. Arrivederci, grazie. Buonanotte. Se c'è qualcuno che vorrebbe parlare, che vuole parlare, che vuole fare domande, oppure se no, ci salutiamo. Beh, possiamo concludere allora. I libri stanno qua, dice Giuliana. E, niente, io continuo a dire grazie di nuovo al sindaco Anna Maria, grazie a Mario, grazie a tutti voi e grazie Giovanni, Giuliana.
persone carissime che mi sono state, mi auguro che continuino a starmi vicino. Grazie di nuovo di questa serata bellissima. Proletari in lotta, gli oppressi che hanno dentro noi la forza immensa di chi vuole rovesciare la società, nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole e nei quartieri, la violenza degli sfruttati. Questo mondo trasformerà, questa voce che sale dalla lotta e che va, è l'internazionale più forte umanità, questo pugno che è uguale, l'uomo all'uomo farà. Più grande umanità, noi siamo la classe di chi crede nella vera libertà, la si conquista col fucile, si scende a patti, la perderà, senza patria, senza legge e nome, davanti paglia ad Usteldor. Siamo la tendenza generale, siamo la rivoluzione, questa voce che sale dalla lotta e che va, è l'internazionale più forte umanità, questo pugno che è uguale, l'uomo all'uomo.